Cosa è successo in Lombardia? Cioè, perché ancora oggi i numeri, a Milano in particolare, ci dicono che Guarda, lì è ancora tutto attuale, attualissimo? come dicevo prima, secondo me sta cominciando il tempo delle riflessioni, che non possono essere semplicemente delle pacche sulle spalle che ci diamo per dire quanto siamo stati bravi. Siamo stati bravi, lo siamo ancora, perché comunque il paese nel 99% dei casi sta reagendo. Con grande coraggio, con grande determinazione, ha una difficoltà che ogni giorno di più diventa pesante. Però noi dobbiamo capire che cosa è successo lì. Dobbiamo capire se ci sono stati degli errori e non è una questione politica, è una questione di sopravvivenza che riguarda tutti. Capire che cosa può non aver funzionato Anche perché riguarda il nostro in quella futuro fascia, oltre che il esatto, presente e il passato recente, Esatto, diciamo. capire cosa non ha funzionato in quella fascia del paese significa non ripetere eventualmente gli stessi errori che non sono stati commessi per motivi politici, peraltro, ma sono stati commessi perché siamo di fronte a qualcosa di È così. assolutamente inedito. Però dobbiamo avere, diciamo, via la politica, dobbiamo avere la consapevolezza che capire perché noi lì abbiamo avuto il 30-40% del disastro che è successo. Noi stiamo parlando da Roma, cioè a Roma ci sono 5 milioni di persone, eppure non è successo quello che è successo lì. Anche qui la gente vive gomito a gomito, ma insomma, voglio Allora dire, perché? Cioè d'accordo? bisogna dare Allora una perché? risposta a Perché questo dobbiamo perché. capirlo? E voglio sentire